Cari amici, bentornati sul mio canale. Comincio una nuova serie, era tempo che ci pensavo, una sorta di ABC del car phishing, un modo, per quanto mi riguarda, per raccontare questi 30 anni, perché più o meno sono passati 30 anni, da quando è apparso il primo video di car phishing, forse anche qualcosa in più, non ricordo bene, che mi vedeva protagonista giovanissimo nei laghi di Montauro, per la De Agostini di Novara, con un progetto della FASA, la Enciclopedia Arte della Pesca. Da quel momento tanta acqua è passata sotto i ponti, ma c'è un precedente ovviamente, che è il car phishing, come è nato e come si è sviluppato. Cercherò di raccontarlo in questa prima puntata per poi snocciolare gradualmente argomento dopo argomento, cercando di coprire tutto quello che sarò in grado di fare. Ovviamente mi aspetto un aiuto da parte vostra, un suggerimento, un consiglio, un apprezzamento o anche una critica, per cui buona visione. Tutto nasce in questo bellissimo laghetto, il Redmire Pool, nell'Inghilterra, in cui un gentiluomo britannico, Richard Walker, cattura una carpa di 44 libbre, il pesce più grande mai preso nelle acque interne britanniche. Il pesce all'inizio viene chiamato ravioli, successivamente verrà chiamata in modo più decoroso Clarissa. La canna, una Walker Mark IV, un mulinello Mitchell, un amo Alcock, una crosta di pane, e scoppia in tutta l'Inghilterra la febbre per la pesca alla carpa. A raccontare la magia del Redmire Pool ci pensa poi un pescatore e giornalista, Chris Yates, che con i suoi racconti, le sue fotografie, i suoi articoli, le sue immagini, i suoi piccoli filmati, racconta un modo tradizionale, lontanissimo dal nostro modo di concepire la pesca, molto britannico, con cui affronta queste magiche e speciali acque. In Inghilterra è scoppiata la moda della pesca alla carpa, la praticano veramente in tanti, al punto che viene creata una società, la Carp Society, un'associazione simile al nostro Car Fishing Italia, ma di questo ne parleremo in un altro momento, in cui si raggruppano tutti i pescatori di car fishing britannici. La passione è tanta, ma non è facile catturare le carpe inglesi. Non è facile catturare le carpe in genere, certo non si disponeva di questi video, di questi sistemi, perché se li avessero avuti avrebbero capito molto prima come si alimenta la carpa. Ed è lì il segreto che ci ha portato all'invenzione che ha fatto scatenare il car fishing, ovvero l'air rig, proprio nell'osservare attraverso una piccola tank, un piccolo acquario, delle carpe alimentarsi dopo tanti fallimenti, dopo tanti rifiuti avuti sull'esca. E allora nasce un dibattito. Chi ha inventato l'air rig? L'idea è stata attribuita a Lenny Middleton, compagno di pesca di Kevin Maddox. Lenny studiò il comportamento delle carpe dentro un acquario e da lì tirò fuori questa idea molto semplice che qui vediamo nel disegno originale. Ma ci fu una controversia perché non fu l'unico a reclamare questa idea. Montar Arthur Clarke se ne uscì con un articolo quasi contemporaneo nel quale dichiarò di aver ideato un qualche cosa di assai simile all'idea di Lenny Middleton. Ma la storia dice che fu Lenny il vero ideatore. Non si sa quale sia la risposta giusta. Più che altro, Lenny Middleton aveva un compagno di pesca, Kevin Maddox, era anche un ottimo scrittore, un musicista, un meccanico. Suonava in un gruppo chiamato Matchbox, che ebbe anche un discreto successo musicale in quegli anni. Scrisse un libro, Carp Fever, la Bibbia del car fishing. Tutte le regole del car fishing furono sommate, sintetizzate, in un libro che ha venduto veramente decine e decine di migliaia di copie, oltre 100.000, molte ristampe. Kevin Maddox è stato un personaggio anche discutibile sotto molti punti di vista, ma certamente ha avuto il grande merito di scrivere una delle pagine più importanti della pesca sportiva europea, se non mondiale, perché grazie a Carp Fever tutti noi ci siamo appunto appassionati e abbiamo preso questa grandissima febbre che ci ha portato a trascorrere centinaia e centinaia di notti e di giornate intere in riva a un lago o un fiume alla ricerca di una carpa grande, seguendo delle regole che Kevin Maddox e tanti altri che andremo a vedere ci hanno suggerito. A Kevin Maddox dobbiamo anche attribuire la facilità con cui ci ha spiegato anche come preparare le bollis. Io personalmente ho imparato
dai suoi libri. E la stessa tecnica che sta utilizzando in questo antichissimo video l'ho utilizzata io all'inizio. Le bollis noi le rollavamo a mano, esattamente come fa Kevin, perché non avevamo le tavolette, non avevamo gli estrusori. Ed era un'operazione anche divertente, che per la prima volta compii a casa di Paul Carey, il mio maestro di pesca inglese, proprio dove aver pescato in una di queste magiche acque. Maddox e il suo gruppo di amici va certamente attribuita la ricerca di nuove acque, in particolare la scoperta delle acque francesi. Uno dei personaggi che certamente ha contribuito a insegnarmi molto nel car fishing è stato Andy Little, un grande carpista, un grande divulgatore, un grande esperto. A lui si deve l'idea di studiare da vicino le granaglie. Arrivò a contarne 97 utili per la pesca alla carpa. In questo video antichissimo, ormai, perché ha più di 30 anni, parla esattamente di come utilizzare le granaglie e non solo quelle, perché sempre ad Andy, e qui stiamo vedendo, sta parlando di fagioli, sempre Andy va dato il merito di aver raccontato, pubblicato il metodo corretto per utilizzare le Tiger Nuts, che tutti noi continuiamo a utilizzare anche adesso con grande, grande efficacia. Sicuramente chi ha giocato un ruolo importantissimo con i suoi libri, con la sua intelligenza, la sua arguzia, è stato Rod Hutchinson. The Carp Strikes Back è uno dei libri più importanti, così come Carp Now and Then. Rod Hutchinson è stato non un inventore di un qualche cosa di specifico, ma un grande descrittore, raccontatore, storyteller, come si direbbe oggi, delle vicende del car fishing di quegli anni fino a una decina d'anni fa. Ho avuto il privilegio di pescare con Rod Hutchinson in una bellissima cava nel Friuli, catturammo degli Amur e compresi la sua grandezza dal suo modo di essere, sempre disponibile, gentile, una persona veramente affabile che ha lasciato un segno importantissimo nella storia del car fishing italiano, europeo, in genere. Veramente un monumento a un grande personaggio. Altro personaggio storico è Kevin Nash, che è stata la prima persona, il primo angler carpista che mi presentò Paul Carey e che conobbi nel momento in cui scoprì il car fishing. Ebbi anche il privilegio di dividere con lui la seconda edizione dell'Enciclopedia dell'Arte della Pesca degli Agostini. Nella prima parte c'era un giovane Roberto Ripamonti, estremamente inesperto, e nell'altra parte c'era un video con Kevin Nash. Sono stato nel gruppo del Kevin Nash per qualche anno, finché ho collaborato con la FASSA e quindi anche con Kevin Nash, e prodotti di livello eccelso. Ancora adesso è l'azienda, a mio giudizio, leader del settore per la qualità dei prodotti, per l'intelligenza con cui li disegna e li produce. Da un punto di vista semplicemente affettivo, sono molto legato a Jim Gibbinson per la semplicità con cui questo angler ha scritto pagine importanti nella storia del car fishing. In particolare è stato il creatore del line aligner, che tutti quanti in qualche modo abbiamo utilizzato. Qui c'è una semplicissima e veloce dimostrazione, che è quella con cui ho imparato a pescare. Chiaro, oggi la tecnica, la tecnologia ci offre dei line aligner estremamente più sofisticati di questo semplice modello, ma la lettura dei libri di Gene Gibson ci fa capire l'essenza del car fishing. Ora il car fishing è complicato, allora era una cosa semplice, facile, lineare e fatta di ricerca e di intelligenza. Gene Gibson è stato un gigante in questo senso. Altro personaggio importantissimo nella storia del car fishing britannico e europeo in genere è Rob Mayling, un autore, un editore, un grande angler, uno che ha catturato pesci importanti in Inghilterra,
lui che ha studiato per primo il bilanciamento critico delle bolis, le bolis critically balanced, come possiamo vedere in questa immagine. Cosa sarebbe stato il nostro car fishing senza la Criston e in particolare Dave Chilton, appunto il titolare, l'ideatore di tutta questa serie di intrecciati, di queste soluzioni come il tungsten putty, il putty da mettere per le bilanciature e tutta una serie di accessori sempre eleganti, sempre importanti, sempre finalizzati alla migliore presentazione dell'esca da carpa, la Criston. Ora un mio vecchio amico Bill Cottam, Mr. Nutrabytes, la più grande e importante azienda di esche della storia del car fishing in assoluto dal mio punto di vista. Ho collaborato con lui, abbiamo creato le TechniSpice, qui lo vediamo in azione assieme al suo compagno di pesca in quel di Bolsena, un pescatore a 360 gradi fermato solo da problemi fisici, un personaggio di un'umiltà, un'intelligenza e un'educazione unica, un vero amico, un grande 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 personaggio. Che dire di Danny Fibras, altro personaggio fondamentale. La Corda è sicuramente l'azienda che produce la migliore accessoristica oggi disponibile, con intelligenza, una qualità assolutamente inarrivabile. Danny è l'inventore del D-Rig che tutti quanti noi abbiamo utilizzato e per quanto mi riguarda è quello che utilizzo ancora regolarmente adesso quando vado a pescare. Terry Hearn è un angler forse non conosciutissimo in Italia, ma un grandissimo ideatore di soluzioni tecniche, come il Chod Rig ad esempio, è una sua ideazione per pescare in acque molto molto pressate. Una soluzione tecnica molto bella, molto elegante, che gli ha garantito catture di ogni tipo, così come l'Injured Rig. E Terry è sicuramente una generazione successiva a quelli dei grandissimi pescatori, ma certamente merita di essere menzionato perché da 30 anni è sulla cresta dell'onda. Chiudere questa carrellata di amici, ma anche di personalità fondamentali nel car fishing britannico, non poteva mancare Max Cottis, col quale ho avuto un legame molto forte. Finché c'è stato lui nella Fox, io mi sono trovato benissimo. Quando lui ha lasciato la Fox, gradualmente mi sono io stesso allontanato da quell'azienda fino a chiudere il rapporto di collaborazione. Un grande pescatore, un grande uomo, un grande tecnico. Un specialista nel trovare soluzioni modernissime nella nostra tecnica di pesca, veramente da ricordare. Eccoci qua arrivati al termine di questa prima puntata. Ho cercato di raccontare quelli che sono i personaggi che hanno avuto l'importanza maggiore per quanto mi riguarda a livello personale nello sviluppo della tecnica del car fishing. Chiaramente avrei potuto parlare tranquillamente anche di tanti altri grandi pescatori come Steve Briggs, Ken Townley, Ronnie De Groot, Julian Candiff, Leon Gugendick, Leon, il grande Leon, i fratelli Mahan, il grande direttore di Carport, Tim Paisley, tutte persone comunque, oltre alle precedenti, legate da un qualche cosa in comune che forse nessuno ricorda o è in grado di sapere. Sono stati tutti quanti autori della mia rivista Pescare Car Fishing. Tutti questi personaggi che ho citato sono stati autori e hanno scritto e hanno lasciato pagine importantissime in quella rivista, ahimè, defunta. Bene, prossimo appuntamento parleremo ovviamente di Italia. Spero che gli amici mi diano una mano a sviluppare un discorso non che non sia unidirezionale. Intanto vi ringrazio per l'attenzione e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Ciao!